siamo di Cristo e non nostri. Cosa vuol dire questo nella vita matrimoniale? Beh, direi che vuol dire uscire appunto dalla proposta che il mondo fa sull'amore, che è come un compimento dei miei desideri, delle mie emozioni, più una proiezione quasi narcisistica di me, ed è invece entrare nella logica del matrimonio cristiano, che è cercare il volto di Dio attraverso il volto dell'altro. E questo significa entrare in un lavoro spirituale quasi di un artigianato, lavorare sul proprio cuore, accogliere il fatto che l'altro non è sempre come io voglio e che io non sono come l'altro è, accogliere quella che Giovanni Paolo II definisce la solitudine originaria degli sposi, per cui l'altro non mi compie mai del tutto, c'è una zona del cuore che non è pienamente appunto raggiunta dall'altro, e quello è lo spazio che è solo per Dio. E quindi capire che rimanere anche nella fatica, a volte anche in matrimoni davvero impegnativi, tradimenti o grandi croci, grandi dolori, rimanere significa aprire al Signore lo spazio che gli compete, in fondo è il cuore.